Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Alegech e oggi vi ricordate della mia mini BMX? Sì, esatto, questa. Bene, oggi vi farò vedere come io ci abbia montato un freno a disco. Prima di partire col video, volevo annunciarvi che questo video lo sto registrando con la DJI Osmo Action perché la voglio usare anche per fare i vlog o tutti i video che faccio. Voglio usare questa telecamera qui perché almeno posso anche nei vlog appunto salire di FPS e portare i video a 50 fps, mentre i video dove lo uso come action cam li porterò a 60 fps. Inoltre sto usando anche il microfono interno della Action Cam, quindi ditemi come si sente. Detto questo, partiamo. Per realizzare questa modifica ho comprato alcuni pezzi, tra cui questa staffa per convertire qualunque telaio con freni a tampone in un telaio con montaggio per i freni a disco. Questo telaio ovviamente non ha la predisposizione per nessun tipo di freno, però questa staffa comunque va bene perché si aggancia con un forcellino al perno della ruota e con la parte che si avvita con due viti al carro. A questo ci si attacca un distanziale della misura che ci serve in base a che disco utilizziamo. In questo caso io ho utilizzato un disco da 160 mm. Perché quello avevo. Sarebbe meglio usarne uno più piccolo perché qua si parla di una ruota da 6,5 pollici, quindi è un po' esagerata la misura 160 mm, però io l'ho fatto così e quindi ho preso un distanziale da 160 mm. Per il freno invece sono andato a usare un impianto frenante meccanico che deriva da una mountain bike e sarebbe l'impianto frenante anteriore. Il fatto che sia un impianto meccanico anziché idraulico mi permette di girare la leva e metterla anziché a sinistra a destra, perché è un freno posteriore e preferisco avere la leva a destra. Se fosse idraulico avrei dovuto comprare una leva diversa. Inoltre posso allungare il filo se ne ho necessità. E quindi così è come ho montato il tutto, cioè andando a togliere la ruota posteriore, inserendo la staffa, avvitandola al telaio e a questa staffa andare ad avvitare il distanziale da 160 e al distanziale avvitare la pinza e poi fissare la leva sul manubrio. Invece per il discorso del disco è stato molto più complicato perché non esistono supporti per convertire ruote col freno a disco, cioè di norma si cambia il mozzo di una ruota normale e si mette a predisposizione con i sei fori per poter montare un disco. In questo caso io ho dovuto arrangiarmi, quindi ho preso delle staffe Leroy Merlin di varie misure e in qualche modo le ho deformate, avvitate insieme, agganciandomi ai fori presenti nel cerchione, attaccando questi supporti di modo che creino due buchi nei quali andare ad avvitare il disco. Sì, lo so ragazzi, sono solo due punti in cui è avvitato il disco, ma per quello che si fa con questa bici vanno più che bene, non ci sono flessioni né niente, quindi bastano anche due fori di soli. Infine si va un po' a raddrizzare il disco perché con il montaggio in questa maniera si è un po' deformato, si è un po' stortato, però con un po' di pazienza, un po' di prove si riesce anche a raddrizzare e quindi a far sì che giri bene senza toccare la pinza e che freni in modo adeguato. Adesso vi faccio vedere un po' di clip che ho registrato nel quale sfrutto questo freno, così vi farò capire anche un po' a cosa serve un freno a disco su una mini BMX. Thank you.
ragazzi, per questo video può concludersi qui. Spero che vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un commento, mi piace, iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video. Vi invito anche a seguirmi su Instagram, trovate il link qua sotto in descrizione. Di sicuro vi porterò qualche video, qualche bike vlog fatto su questa bici, cioè che andrò in giro con questa bici di sicuro. Ora che ho un freno potrò divertirmi anche molto di più e andare in strada con più sicurezza. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!